Questo c'è uno sconto del 30%. Effetti questo fare di sono vivo, sono già più positivo, scrivo mani, vedo gente in un cammino, mentre tu. Cambio pelle spesso, libero perverso, si piace fare sesso, con solo mai lo stesso, mentre tu. Cari amici di Radio Frontiere, siamo sempre qui in diretta dalla libreria Raffaello per Free Music Estate. Allora, abbiamo ascoltato questi pezzi, ci scrivi Pasquale un attimino il contenuto. Ok, allora questo brano si intitola Mentre tu, quello che avete appena ascoltato, è una canzone che parla da un lato della mia vita che cambia, che si evolve, che prende nuove direzioni, a volte anche inaspettate, ma allo stesso tempo è anche una canzone, un monito per chi invece è legato sempre alle sue, alle stesse idee, alle sue cose, che non si mette mai più in discussione,
che non ricerca, che niente, è legato così tanto ai suoi principi che, come dice la canzone, appunto non sposta mai una virgola o non rotola più. Ecco, avevo pensato a una pietra, a una persona come una pietra rotolante, no? E niente, che invece è ferma lì, pesante, nessuno più la muove. E quindi questa canzone crea un po' questo contrasto, infatti si titola Mentre tu, cioè mentre a me succede questo, tu invece sei un po' fermo. Questa, insomma, è una giusta osservazione. Prego. Volevo chiedere, proprio in merito a quest'ultimo brano, che devo dire trovo molto bello, profondo, poi importante non avere paura della crisi dei 40, quindi anche questo direi che è importante, no? Perché comunque ti dà magari anche nuovi stimoli per andare avanti e per ricercare e scrivere nuova musica. Ecco, però io ti volevo chiedere proprio dell'esperienza teatrale di cui parlavi prima, quella che avete avuto modo di mettere anche in scena. Ecco, qual è la differenza tra fare un concerto di sola musica o appunto portare la musica a teatro nella maniera in cui l'avete fatto voi, soprattutto? Allora, quando parliamo di musica in teatro dobbiamo distinguere tra il teatro canzone, che è quello un po' che conosciamo alla Gaber, no? Che è il maggior esponente. Nel nostro caso noi abbiamo un'esperienza particolare, perché noi abbiamo portato una tragicommedia musicale in tre atti. La commedia musicale, sapete bene che cos'è, è qualcosa di più complesso, di più strutturato, di più costruito. Le canzoni ruotavano attorno a un tema, lo spettacolo si chiama, anche se non lo stiamo portando in scena, si chiama La Sacra Famiglia, è uno spettacolo, appunto una commedia musicale, anzi una tragicommedia musicale in tre atti, dove con grande ironia, sarcasmo, raccontiamo di ciò che accade tra le mura domestiche, che spesso però sentiamo solo attraverso le notizie di cronaca nera. Quindi eravamo lì in scena quattro cantatori, ne manca uno, Stefania, io, Marco, Valentina, Bruno, che ha seguito con noi quell'esperienza. Niente, cantavamo ciò che appunto succede tra le mura domestiche, quindi si parlava di argomenti molto molto tra virgolette pesanti: violenza, abusi in famiglia, dipendenze, però lo facevamo con tanta ironia, a volte anche leggerezza, che devo dire lo spettacolo, ecco, non risultava assolutamente pesante, anzi le persone allo stesso tempo si divertivano. La cosa bella di questo spettacolo è stato che le persone allo stesso tempo prendevano consapevolezza della drammaticità delle cose che cantavamo, ma ridevano, c'era questo contrasto particolare, che poi è un contrasto che è sempre accompagnato un po' i nostri testi, le nostre produzioni, e quindi è stata un'esperienza molto molto bella, molto particolare. Però ecco, in quel caso era uno spettacolo costruito in tre atti, con delle scenografie, dei costumi di scena, dei tempi ben precisi, pertanto sai, è un copione, dei monologhi, dei dialoghi, qualcosa di veramente sovrastrutturato, con le luci, ecco, quindi diciamo era qualcosa di diverso da un concerto musicale, soprattutto molto più impegnativo, molto più impegnativo, diverso anche dal teatro canzone. Anche il teatro canzone non è questa cosa qui, questa che abbiamo fatto noi era un'altra formula ancora. Una commedia musicale è qualcosa che richiede tanto lavoro, certo stile di scrittura, di incastri, di tempi, tre personaggi, ma è stata una bellissima esperienza, posso dire anche quello, una cosa diversa da quello che siamo, una novità artistica, tra l'altro è stato pubblicato anche un DVD dalla canzonetta di quello spettacolo. Noi debuttammo al Teatro Nuovo di Napoli, facemmo tre serate, tutte e tre sold out, furono fatte le riprese proprio durante quegli show, ed è stato montato quel video, insomma, dell'intero spettacolo. E quella è stata un'altra cosa ancora nel nostro cammino, a dimostrazione del fatto che noi siamo un po', da questo punto di vista, delle mine vaganti, va, nell'ambiente underground musicale campano, perché veramente siamo trasversali e non cantiamo in napoletano. Allora, volevo un attimino dare la luce anche a Stefania, che insomma si è aggregata al gruppo, però insomma è andata, si è aggregata bene, perché comunque è della stessa sintonia di Pasquale, noi ci fa piacere perché si sente, quindi volevo fare tutti i complimenti, perché è la prima volta che noi diamo voce a due persone diverse, che abitualmente facciamo interviste separate.
Allora, volevo chiedere a Stefania, leggevo un attimo nel tuo curriculum, inizialmente tu eri, diciamo, eri vicina alle melodie della tradizione celtica e medievale. Come ti è uscita questa cosa? Allora, beh, fa piacere che tu sia andata a ricercare questa cosa. Allora, ti spiego. Nel mio avvicinarmi un po' con vari... Ecco, perché la mia attinenza con Pasquale era anche in questo, perché anche io ho sempre un po' cercato, diciamo, la mia strada, però in realtà è perché sono sempre stata appassionata alla musica in generale, quindi ho ascoltato sempre un po' di tutto, e c'è stato un periodo in cui ho avuto una band, ho fatto parte come cantante di una band che faceva musica celtica e popolare anche italiana, per cui io poi ho conosciuto Pasquale proprio in quel periodo, perché avevamo questo amico in comune che suonava la cornamusa, il flauto. E quindi lui non ha avuto nessuna deviazione celtica. No, no, però il brano nel giardino di Benzebù si adattava molto perché ha un po' questa sonorità. Sì, perché in effetti io ascoltai lei una volta a un concerto della sua band celtica medievale, e noi stavamo proprio producendo La Primavera di Surdi. Nella Primavera di Surdi c'è questa canzone che si intitola Il Giardino di Belzebù, che ha una sonorità molto celtica medievale, va, diciamo. E quindi quando sentì la voce sua, perché io immaginavo queste due persone che cantano una voce maschile e una femminile, mi serviva la voce femminile. Allora hai pregato la Madonna. Mi trovai a un certo punto al concerto della loro, che non conoscevo, al concerto della loro band celtica, sentì la sua voce, dissi questa può essere la voce per il brano, e da allora la invitai a sentire il brano, là, il provino che avevo, alle brano chiappe, e da lì dice. Ecco, volevo scusami, prego, ricordi perché quello veramente è il mio medioevo, e mi hai fatto ricordare che di questi tempi, luglio, agosto, in costume, questo costume di velluto, perché poi andavamo molto a fare delle rievocazioni storiche, no? Quindi, questi costumi pesantissimi, mamma mia. Infatti vedevo in televisione che adesso c'è la riscoperta dei balli in costume, ci sono proprio delle associazioni che fanno delle serate. Sai che perché, sudate, quindi sono rievocazioni storiche, belle, però chiaramente sono impegnative. E volevo chiedere a Stefania, ecco, un suo pensiero della, diciamo, della tragicommedia La Sacra Famiglia, come l'hai vissuto? Allora, premesso che al momento mi risulta ancora, tra virgolette, utile proprio il mio percorso professionale, perché durante, come diceva Pasquale prima, durante la tragicommedia noi facevamo un po' di tutto, eravamo attori, cantanti, addirittura ci siamo improvvisati ballerini, pur non essendolo, grazie ad un'amica che voglio salutare, che movimenti si chiama Lidia, di scena, Lidia Castro Pasquale, li chiamo movimenti di scena, però balli in realtà è una parola grande. Era per noi era insomma anche cimentarci in qualcosa di nuovo. E rappresenta sicuramente un passaggio importante, perché io ho sempre amato anche la recitazione, e insomma ci siamo divertiti tantissimo. Poi abbiamo avuto modo di partecipare a molti festival anche di artisti di strada, che ci hanno anche formato, perché lì hai il contatto reale con le persone, e più delle volte non hai microfoni, non hai nulla, quindi è veramente un tu per tu. Poi noti anche, hai modo di conoscere le persone, di parlarci, stringere la mano, bambini, adulti, anziani, insomma. Bambini si divertivano tantissimo quando ci vedevano, magari non comprendevano il significato delle parole che comprendevano i genitori, ogni tanto li vedevi che se li pigliavano proprio da terra così, quanti si riportavano via per tutto quello che dicevano. Però è stato veramente un periodo bellissimo, ci siamo divertiti tanto, abbiamo visitato tanti bei posti, l'ambiente teatrale che non era... C'è la corrente di pensiero per cui gli artisti di strada hanno più successo tra virgolette in Francia, perché considera che in Francia è qualcosa che è sempre un po' esistito, ma non soltanto in Francia, nelle grandi città europee c'è la possibilità, ecco, di esibirsi in strada. Qui forse stanno scendendo. A Praga c'è proprio un decreto per gli artisti di strada che si possono esibire a qualsiasi ora in qualsiasi posto. Io la trovo una cosa splendida. Comunque è vero che magari può esserci qualcuno che ha dei problemi ad ascoltare musica tutta la giornata, però
basterebbe stabilire delle postazioni e dare un po' di... A Napoli so che questa cosa sta andando di nuovo in voga, insomma ci sono molti artisti che stanno rispetto a prima. Però al di là di questo, insomma, la Sagra Famiglia ritorna rilacciata, sì, mi resta moltissimo. Poi abbiamo fatto anche con quello spettacolo delle belle cose, siamo stati ad un festival, abbiamo aperto uno spettacolo di Ascanio Celestini, siamo stati alla festa di Pedigroppa con il brano Capenuvo. E abbiamo... Poi avete vinto anche il premio speciale SIAE, sì, Sergio. Con, sì, però quello con l'altro, col progetto rock, diciamo. Vabbè, insomma, la Sagra Famiglia forever, io spero sempre che... Secondo te, ecco, Stefania sia... Io, da come me l'avete raccontato, mi sono innamorato, quindi spero sempre che ci siano delle repliche, speriamo, perché non ci conoscevamo, non avevamo il piacere di conoscerci. Speriamo, perché ecco. No, cioè, d'altronde il copione c'è... esiste, anzi io mi spero che domani anche vedere anche magari un'altra compagnia, un altro gruppo, un ensemble musicale che potesse portarmi in scena, perché no, indipendentemente da me che sono pure, anzi sarebbe una gratificazione ancora maggiore, diciamo, in un certo senso, quindi perché no? Io non lo escludo, diciamo, che domani ritorneremo a anche girare con quello spettacolo. C'è un impegno gravoso nel mettere in scena. Beh sì, richiede, sai bene quali sono oggi le problematiche, no? Sai bene, insomma, quali sono. Quindi diciamo, si tratterebbe di spostare un bel carruzzone di materiale personale, diciamo, non è facile. In questa fase stiamo producendo il nuovo album e siamo questi, diciamo, ma siamo concentrati su questo, però non ti nascondo che proprio di recente mi sono arrivate delle richieste dalla Puglia, da un teatro pugliese, diciamo, se potevamo, che ci chiedeva di portarlo in scena, di metterlo in cartellone. Purtroppo abbiamo dovuto dire di no perché siamo impegnati, non riuscivamo ad assecondare questa richiesta. Però non lo escludiamo, certo. sicuramente tornerà. Avete parecchia carne da poter sì, mettere alla brace, questo a noi ci fa piacere questo, diciamo. Sì, l'ultima domanda che ti volevo fare io, poi siamo in chiusura, quindi insomma, sì. Partiamo con l'ultimo pezzo, non so se anche con Consuelo voleva chiedere comunque qualcosa. Io vi volevo chiedere, di certo in questi 10 anni, da come mi è parso di capire, la monotonia non è stata una vostra strada, nel senso che siete stati sempre attivi, vi siete comunque ricercati, sperimentati, quindi avete voluto dare anche un taglio diverso alla vostra musica. Ecco, per il futuro, a prescindere dal nuovo disco che uscirà ad ottobre, c'è comunque l'idea di sperimentare ancora cose nuove, diverse, magari sempre a teatro oppure altri generi, quindi cercare, ecco, di essere sempre la novità del momento, perché credo che questo sia importante oggigiorno, riuscire a essere anche una novità. Sicuramente, cioè io la fantasia non manca, se ascoltate il nostro percorso, mi riferisco alle produzioni che sono la testimonianza reale di quello che siamo stati e che siamo, quindi da Tra me dannato il nostro primo EP 2007, il nostro primo CD 2008, La primavera dei sordi, poi c'è stata la parentesi della Sagra Famiglia, la tragicommedia musicale, poi nel 2014 abbiamo pubblicato per Marotta e Cafiero Noia Noir, un concept album, un concept rock, ok? Dall'esperienza della Sagra Famiglia abbiamo fatto una cosa solo musicale, però un concept, ok? Oggi stiamo producendo queste nuove canzoni, se andate ad ascoltare non siamo mai gli stessi. Ogni tassello è una cosa nuova, è un percorso nuovo. Noi siamo così. Io non so se questa cosa non ti credere, perché a volte si paga, diciamo, questa è una cosa che la sperimentazione e la ricerca sono cose che si pagano spesso. Perché ecco, fai affezionare magari il pubblico al teatro canzone e poi magari li siluri 2 anni dopo con un concept rock. Fai affezionare nel 2007 agli amanti del prog, fai affezionare agli amanti del prog rock, che quelli chiamano il prog, che vedono in noi riferimento alla PFM al banco, e li siluri 2 anni dopo con l'elettronica nella Primavera dei Sordi. Ecco, questa è una caratteristica nostra, noi l'abbiamo sempre detto e penso che sarà sempre, almeno fin quando sono il capitano della barca, diciamo, andrà così. Quando non lo sarò più, che ne so, non so più. Però diciamo è una nostra caratteristica, chi ci conosce lo sa, ci considerano un progetto trasversale, eclettico, un po' imprevedibile. Questa secondo me è la parola giusta. Pennelli per me era ad ogni produzione, chi sa che stiamo uscendo con un disco sa che è imprevedibile, è proprio
incombe, diciamo, quindi poi è così. Quindi io sono sicuro che anche sulle prossime canzoni c'è chi apprezzerà e chi magari dirà: oh, no, non avete fatto, non avete usato più i synth, i Moog. Un modo per fidelizzare magari anche un pubblico diverso. Decisamente, anche perché penso che le nostre canzoni, poi quelle che hanno la base, hanno la melodia. A me piace molto la melodia, fare canzoni melodiche, sì, 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 che possono restare in testa, nel cuore delle persone, ma indipendentemente se sono prog, folk, pop, cose che io etichette che non lo dico giusto per, ma quindi sì, insomma, speriamo che siamo sempre alla ricerca e non ci fermiamo. Va bene, cari amici di BV, siamo in chiusura e quindi attendiamo adesso l'ultimo brano che i nostri pennelli ci eseguiranno. E prima di chiudere con quest'ultimo pezzo, volevo ringraziare Ciro e Consuelo. Dove possiamo trovarvi, ragazzi? Quali sono, ecco, i progetti? Non dimentichiamoci, soprattutto nelle zone dove possiamo venirvi ad ascoltare. Allora, innanzitutto, prima di parlare poi delle varie tappe del programma, ci trovate su Facebook, abbiamo una pagina YouTube, un canale YouTube dove ci sono tutti i video, insomma, anche i videoclip ufficiali, ma anche varie esibizioni live. E poi siamo su tutti gli store digitali, quindi dove potete trovare tutte le nostre produzioni. Su Spotify, per esempio, potrete ascoltare, eccetto la Sacra Famiglia, che è un DVD solamente. Poi potrete trovare tutte le nostre produzioni. I prossimi live, il 30 di questo mese saremo al Bonsuari a San Sebastiano al Vesuvio, il 2 luglio saremo con la ciurma del Be Quiet a Napoli per Neapolitan Trips. E il 14 luglio apriremo il concerto di Cuzzo all'Arena Nera a Torre Annunziata. E 29 luglio Castellarte, e le prossime, poi tutte le altre le troverete man mano sulla nostra pagina Facebook. Ebbene, allora io volevo di nuovo ringraziare i pennelli di Werner, ricordiamo chiaramente gli altri componenti del gruppo, in modo da dare Marco Sorrentino, Michele Matto, Pasquale Palumba, che non è qui con noi, chitarrista della band. Va bene, allora Pasquale, Stefano, è stato un piacere avervi ospiti, chiaramente ci ripromettiamo di sentirci magari all'uscita del CD, e insomma vi auguriamo le migliori fortune come inventate adesso. Quindi adesso grazie. Ascoltiamo il vostro ultimo brano. Stagione dell'amore è finita già da un pezzo e tu ti devi preoccupare di più.
Ciao. Bello questo.